Ciao a tutti, sono Crysis e bentornati in questo nuovo gameplay di Assassin's Creed Syndicate. Siamo di nuovo con Jacob e oggi cosa sta facendo sto metto? Ha paura della carrozza. Oggi dobbiamo uccidere. Dobbiamo uccidere. Intanto uccido voi. Perché mi avete visto. Due ciccioni al prezzo di uno. La cosa più bella del mondo. Allora, dobbiamo salire fino in cima per avviare questa missione. Oggi andiamo a assassinare un parlamentare. Il duca bla 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 di bla bla bla, non mi ricordo niente. Mi ricordo che l'ultima volta eravamo rimasti d'accordo con la signora Disraeli, che l'avevamo portata nel luogo malfamato che non conoscevamo, e lei ci aveva dato delle risposte su questo parlamentare, che noi chiameremo Baffo, Lord Baffo. Perché oggi ci vuole Allora, una parola chiave per vedere le opportunità di uccisione porte? speciale del mistero. Calma, ce Ci l'ho in vuole... tasca. ci... Ah, ok, lui ha in tasca la parola chiave, se non un biglietto da visita o State in qualcosa del guardia, genere. che nessuno entri se non lo dico Poliziotto io. corrotto Cardigan ha per la esagerato furtività questa volta. Ora chiamerò Scotland Yard io e stesso. l'assistenza per il politico. Si chiama, Madonna, tanto abbiamo sono Freddy, che è il giusto. nostro amico. Credevo fosse un Eccolo, gioco e di lui è denti. Lord Buff. Ci avrei Cardigan, pensato. non mi ricordavo. Lord Buff è lui. Ok, ci siamo. Per assassinarlo abbiamo tre opportunità. L'uccisione speciale, la furtività e l'assistenza. Speriamo di farle almeno tutte. Almeno 2 su 3. Sarebbe buono, non sarebbe male. Allora, cominciamo subito. Eccoci qua. Là c'è il poliziotto da rapire. E qua ho visto c'è il tizio dove va rubata la parola chiave. Però ho notato che probabilmente lui per rapirlo, lui fa avanti e indietro per qui. Probabilmente serve per entrare dentro dalla porta principale senza essere visti. Però c'è un altro ingresso che lo vedete sulla mappa dall'altra parte. Probabilmente forse mi permette di entrare senza tanto bisogno di passare alla parte principale, insomma, sarà più semplice. Perché vedo che qui la situazione è abbastanza strana. È pieno di poliziotti qua fuori. Oppure che una volta fatto con lui è finita, cioè mi vedano subito gli altri. Tanto si è andato a cacciare proprio in un posto dove, accanto alla fontana, dove ci sono 3.000 poliziotti. Comunque dovrebbe fare il giro da quest'altra parte, quindi dovrebbe tornare indietro. Spero. Bravo, girati, vieni qua, ok. Voi cappellacci state buoni. Non vi muovete, parlate, come se non ci fossi. Non scappate avanti e indietro come fate di solito, impauriti da chissà che cosa. Non ho ancora fatto niente. Ok. Tranquillo, non sto facendo niente, ti sto toccando il culo, non ti preoccupare. Ho rubato? No, non ho rubato. Allora, stai fermo. Fermo. Bene, ce l'abbiamo fatta. Anche soldi, abbiamo rubato 5 sterline. Grazie, oh. Era così ovvio. Marino Hor Marcino Horto, Vestito da ricco, 5 sterline in tasca. Allora, dobbiamo rapire il poliziotto, ma ho detto che non conviene perché sarà un macello. Preferisco fare macello più tardi che magari qui fuori rischiare di riavviare la missione 3.000 volte. Passiamo dalla finestra di là e vediamo cosa succede. Tanto una volta dentro il degenero c'è, quindi. Allora. Punto di accesso. Tanto incappucciamoci perché... Oh, vedi, aspetta, c'è quell'altra persona. Lui è il... il politico. Parla con il politico. Devo parlare con lui. Qui dentro però c'è il ciccione. C'è il ciccione. Lui mi romperà abbastanza le palle. Spero di no. Se noi... Cosa stai facendo, Jacob? Ah, giusto. Passa di sopra, forse è meglio. Potevate anche il cappuccio. Ah, aspetta, sta entrando l'altro poliziotto, però occhio, eh. Perché adesso mi devo buttare nella folla, però se mi butto lì nel mezzo scappano perché tutti... impauriti. Devo fare piano. Te, e avete coglioni. Allora, mi butto qui. Mi vado a infiltrare subito. Tanto lui non mi vede. È per me. Parlo Scusate, con lui. signori. Sergente Freddy Aberline di No, Scotland Yard. Freddy Aberline, mi sta dicendo il nome Ucciso sbagliato. questo scappo. Devo seguirlo, ah, devo seguirlo a caso. Ma lì c'è... C'è il ciccione. Madonna, finisce male. Bella. Meno Sarò molto discreto. male c'è lui, ci porta direttamente. Di norma mi sarei Abbiamo la travestito, parola chiave, quindi a avete forse un paio posto. d'amici? Vediamo se ci sono altri nemici. È pieno di blighters qua dentro.
Non finirà bene. Mai tanto i coltelli e tiro in testa. Quello non se ne accorge, io sto dietro. La gente vede cade a caso lui. Boh. Guarda anche questo. Uno. Due. Basta. Semplicissimo. Solo che finiscano dopo un po'. Tranquillo. La fai la cura. Sei un mago. Attenzione. Allora, ti devo tirare un coltello anche a te come ho fatto con Ivy per sbaggarti. Una spinta va bene. Oh, mamma mia. Ce ne sono altri, ce ne sono altri due, ce ne sono altri due. Donna e palle però. Se lo metto qui la furtività non ce la potevo fare, guarda, in fondo essere furtivo. È impossibile anche per me. Guarda, lui si sta impaurendo. Ma stai sta tranquillo. No, non ci fa a casa quello che succede. È tutto finto. È tutto finto. Ti devi muovere, capito? Devi capito. Devi muovere. Andiamo. C'ho da lavorare. C'ho da uccidere. Mi fa perdere tempo. Oh mamma, però. Che palle. Allora, quante volte te l'ho detto? Quello è il mio bastone. È il mio bastone. Il mio. Soltanto mio. Madonna. Aia, mi fai male. Stavo morendo. Non me ne stavo accorgendo. Aiuto, oh, aiuto. Mamma mia, che fiammate. Che? Oh, bene. Finalmente. Oh, ci siamo. Dai, fornisci la parola chiave, finalmente. Allora. Toc toc. Chi c'è? Chi è? Chi è? Balaclava. Oggi non è questa. Ok. E vai! E te a casa! Shhh! Silenzio! Silenzio! Shhh. Ah! Ministro Hacker! Un momento! La burocrazia ci seppellirà, vero? Certo! Ebbene, ora parliamone da... Buon Dio! Chi diamine... Oh, silenzio! Eccolo! È stato cattivissimo! Vai, mettiti un attimo a sedere e riposa. E raccontaci tutto. Bella sta uccisione anche quest'estate. Proprio... Ah! È ingrato! Cattivo! Ahimè, l'eroe di Balaclava non perirà sul glorioso suolo di Crimea, ma per mano di uno sporco assassino nelle stanze del potere. Avete finito? Fatti avanti, canaglia! Tu hai ottenuto quello che né i russi né gli indiani sono riusciti a ottenere. Ecco il trofeo. E che possa avvelenarti. Ma che cazzo vuoi? Ditemi ancora di Balaclava. Dici tutto. Addio, cara Inghilterra. Nel tuo cuore piangerà per sempre il duca di Cardigan che muore. Si sta annoiando anche Jacob. Hai rotto coglioni. No, oh, è morto. Cosa ci hai raccontato? Becille, sì. Dai, requie scatti in pace. Vai. adesso dobbiamo fuggire perché... A parte abbiamo ucciso tanta gente, abbiamo la strada libera, però... Col culo che ho io... Guarda. Allora, no, deve... Tranquillo, c'è il ciccione qua, ma tanto spazi su, è duro. Sarà pieno, che dici? È ancora morto. Loro due, ci sono due ciccioni qua. Uno muore e l'altro pure. Ah. Ok, Jacob numero uno. C'è un punto di accesso. Io scappo di qua. Vai, 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 vai. Ok, siamo fuori. Su per il tetto tanto, dai. Vai, 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 vai. Uno, due, tre. Su! Dai, dai, dai. Manca tanto. Dobbiamo raggiungere un posto tranquillo. Mi butto dall'altra parte e se ne frega. Perché stai facendo questo? Perché stai facendo questo? Ehi, muove! Che salto hai fatto, Jacob? Non è umanamente possibile. Allora.
Quante volte ve lo devo dire? Non mi dovete guardare quando ho il cappuccio. Capito? Non fa bene alla salute guardarmi in faccia. Che poi lo vedete cosa succede, no? Dopo, dopo. Adesso finisco la missione. Ah! 100% a caso, non me l'ero neanche accorto. In politica tutto è lecito, abbiamo sbloccato un trofeo. Benissimo. Oh, un'altra missione finita. Alla grande. Si sta desincronizzando tutto, forse stiamo nel presente dopo tanto tempo. Vediamo un po'. Sì, c'è il drone, stavolta è Anna. Drone Anna, però abbiamo tutto bene? Rebecca e Sean. La squadra che ci sta addosso? Squadra Sigma, ricordiamo. Perché state rischiando tanto? Non dovete affrontare i Templari. Avevo un collega, il figlio del capo. Non mi piaceva molto. Desmond, sto parlando di Desmond. Lo trattavano come se fosse dannatamente speciale. Era speciale, ha salvato il mondo. Un tipo che non si lasciava toccare da niente. Ma mi sbagliavo su di lui. È diventato mio amico e ha affrontato l'inferno. Alla fine ha salvato tutti noi. E per questo non posso rimediare, lo so, però che succede? Posso seguire il suo esempio. C'è del movimento. Bravo assassino. Santo cielo. Sei un bravo assassino. Ma chi è? Ciao. Chi è lei? Ma quanto tempo? Galina. Galina. Ci vediamo da quella volta. Galina Voronina. Parigi. Ah, un maestro assassino. Parlavi come un bambino. Ok, non l'ho mai visto questo, credo. Vescovo dice che Ozuberg è qui. Ozuberg è qui. Lo per te. Ottimo. Ora, se non ti pesa stare di guardia, proverei a stendermi un momento. Riposa. Ci aspetta una guerra. Ci aspetta la guerra. Attenzione. Contiamo ancora su di te per trovare la Sindone. Tranquilla. La Sindone troverò io. Speriamo. Eccoci qua. Abbiamo ucciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sequenza 8, non sappiamo ancora chi sia. La gioia della libertà. Continua la dura caccia a Crawford Starrick al frutto dell'Ede, ma Giacomo rimane sorpreso quando le azioni attirano l'attenzione della mente criminale più brillante di Londra, Maxwell Roth. La mente criminale di Londra. Un invito a cena. E con chi cenerai questa sera? Maxwell Roth. Ah, proprio a cena. Il capo dei Brighters, il capo dei ciccioni. Oh, finalmente. Credo è l'ultimo prima di Starrick. Ragazzi, siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla resa dei conti, ragazzi. Manca davvero poco, manca poco, poco, poco. Va bene. Per oggi concludo qua questo video, se vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo gameplay, ciao a tutti ragazzi!